Ciao a tutti e benvenuti in questa video lezione. Oggi affrontiamo uno dei primi problemi per chi inizia lo studio della chitarra, e cioè il barré. Come sempre, prima di entrare nel vivo della spiegazione, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, seguirmi sui social e di registrarvi sul mio blog Fingerstyle Your Life, dove potrete chiedermi qualsiasi argomento da affrontare ed io caricherò un video apposta per voi. Data la complessità dell'argomento, ho deciso di dedicare due video al barré. Il primo video studieremo degli esercizi propedeutici per sviluppare la forza necessaria per suonarlo correttamente. Invece nel secondo video vedremo degli esercizi specifici per migliorare l'utilizzo del barré. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire come mai il barré è così difficile da suonare. Sostanzialmente i motivi sono due. Il primo motivo è una questione di forza, perché noi dobbiamo suonare contemporaneamente tutte e sei corde della chitarra. Il secondo motivo è che ci sono due movimenti che noi facciamo contemporaneamente con la stessa mano. Il primo movimento prevede di schiacciare con questa parte del dito sopra la tastiera, in modo praticamente da premere contemporaneamente le sei corde. E l'altro movimento invece è il solito movimento di suonare con i polpastrelli delle dita, con la punta. Questa dualità del movimento ovviamente rende difficile l'esecuzione, perché tutti noi tendiamo a voler suonare con la punta del dito e quindi ad inarcare l'indice e a non farla aderire perfettamente su tutte e sei le corde. Adesso andremo a vedere quattro esercizi che sono degli esercizi propedeutici per sviluppare la forza e soprattutto l'indipendenza delle dita, in modo da poter eseguire poi un barré perfetto. Allora, come dicevo, teniamo il dito indice al quinto tasto e suoniamo contemporaneamente le prime due corde. Invece con queste altre dita andiamo avanti sui tasti adiacenti. Ok, suoniamo le prime due corde con indice e medio della mano destra, in questo modo. Mi raccomando che suonino bene entrambe le corde, infatti possiamo anche fare un arpeggio per controllare appunto che suonano bene entrambe, quindi. La stessa cosa sulla corda di sopra. Anche qui possiamo farlo arpeggiando. Ok, il secondo esercizio invece dobbiamo premere tre corde contemporaneamente col dito indice, la prima, la seconda e la terza. E come prima andare avanti cromaticamente su questi tasti, sulla prima, sulla seconda e poi sulla terza corda. Quindi. La seconda, e infine sulla terza. Anche questo possiamo eseguirlo arpeggiando. Mettiamo in evidenza ogni singola corda.
L'ultimo esercizio invece teniamo con il dito indice le prime quattro corde, con la mano destra arpeggiamo utilizzando il pollice sulla quarta, l'indice sulla terza, il medio sulla seconda e l'anulare sulla prima, in questo modo. Con le altre dita della mano andiamo avanti sempre sui tasti adiacenti, però stavolta solo sulla quarta corda, in questo modo. Siamo arrivati alla fine di questo video in cui abbiamo parlato dei tre esercizi propedeutici per eseguire un perfetto barré. A questo punto è necessario fare due raccomandazioni. La prima riguarda la gradualità, e cioè studiate questi esercizi in modo graduale, non fateli tutti assieme perché sono degli esercizi molto pesanti. La seconda raccomandazione invece riguarda il tempo da utilizzare. Allora, la regola generale vuole che in ogni esercizio noi utilizziamo un tempo basso. Questo perché sono degli esercizi di forza e di coordinazione, non sono degli esercizi di velocità. L'ideale sarebbe studiare questi esercizi con l'ausilio del metronomo, ma ovviamente per chi è ancora alle prime armi non è semplice capire come impostarlo e come rispettarlo. Nella descrizione sotto al video trovate il link per la seconda parte degli esercizi dedicati allo studio del barré. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e registratevi sul mio blog. Al prossimo video!